Bentornati nel mio canale O benvenuti nel mio canale Io sono Balucia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio della nostra Not So Berry Challenge Allora ragazzi c'è la nostra Deidre che sta qui Con la sua nuova amica la piccola Strawberry Allora fermi tutti perché... Ci tengo veramente tanto a ringraziare prima di tutto chi ha creato eh, la piccola strawberry, ma anche chi ha creato altre volpine o in generale comunque quelli che diventeranno gli spasimanti, chiamiamoli così, gli amanti della nostra Deidre. Quindi volevo intanto mostrarveli perché ho ricevuto qualcosina. Allora partiamo con Sottolina che ringrazio di cuore. Mi sono innamorata. Di strawberry non appena l'ho vista, ma soprattutto della sua storia. Questa piccola volpe artica, catturata da bracconieri appena nata, durante il viaggio riuscì a scappare, ma si perse a Brindleton Bay, dove trovò un piccolo cespuglio di fragole che da quel momento diventò casa sua. Ci visse talmente a lungo che il suo pelo rimase indelebilmente chiazzato di rosso. Fu questo che attirò Deidre e Rainbow ad adottare la piccola volpe abbandonata, decidendo di chiamarla Stroberry, detta anche Barry, per la nostra so Barry Challenge, diventando così la sua più grande compagna. Da quel momento le fragole diventano il frutto preferito di Deidre, ovvio ragazzi. Io grazie, grazie mille, Shottolina, ti ringrazio davvero di cuore. Poi anche Roy Cole mi ha mandato questa bellissima Roxy, guardate quanta è teresa ragazzi, è troppo bella. E, vedete adulta, beh bellissima anche lei. E mi ha inviato Derrick. Che è un giovane festaiolo che passa le sue serate bighellonando da un locale all'altro. È un tipo che non si prende sul serio, contagia tutti con la sua risata e ha una vera fobia verso i bambini. Forse perché il figlio viziato della compagna di suo padre gli ha dato, tor ha dato il tormento fino a farlo trasferire il più lontano possibile appena ne ha avuto l'occasione. Derek è bellissimo e ti ringrazio veramente di cuore. Anche se non ho scelto Roxy perché mi sono innamorata più che altro della storia. Non che vabbè dell'aspetto um, della piccola Strawberry, però grazie veramente per aver creato Roxy. Infine c'è Em Sims, eh, Amy Sims che mi ha creato questo figaccione che è lui Filippo De Angelis. Filippo sogna di diventare un celebre mixologo, un giorno incontra una ragazza dai capelli rossi e se ne innamora. Quindi io ringrazio veramente di cuore Em Sims07, Sciottolina ed Heroy Cole per le loro creazioni. Quindi grazie, veramente grazie. Quindi sì, ho momentaneamente trasferito uh, i due, no? Quelli che diventeranno i due amanti della nostra Deidre. E, e ovviamente la piccolina, ragazzi, perché è troppo piccola. Cosa sta facendo, eh? Non lo so, tesoro, cosa sta facendo. Mm, dove vai? Ma dove stai andando? Cominciamo subito a far danni? No, ti prego, non iniziamo subito a far danni. Vieni qui. Um, abbracciala, dai, perché è troppo patatosa. Vieni qua. E nel frattempo che la nostra, insomma, no, è qui. Eh, mamma cara, intanto se non lo fai tu, non lo fa nessuno, quindi ti prego. Cucina un pasto grandioso, perché sì, è il caso proprio di farlo. Uh, facciamo una colazione grandiosa questa volta, tanto per Pasquetta sì, una bella colazione perché no? E la nostra subito dopo inviterà nel lotto attuale. Io direi che sicuramente va a invitare Mira, ragazzi, come minimo. E um, potrebbe invitare anche Madonna Marcus, caro. Um, vabbè, qualcuno così random, ragazzi, chi riesce a invitare della famiglia. Ci prova, insomma. Quindi così loro, Milton Caro, vieni qui per favore, perché così anche tu inviti qualcuno. Sai che la ciurma è, come dire, no? Uh, quindi abbiamo dunque loro, le abbiamo invitate. Jackson, Abigail, Maddie, Smeralda, l'abbiamo invitata, mi sembra. Eh? Non mi ricordo, ma dopo guardo. Chloe, sì, se non ricordo male. Bonnie. Uh, Jessica Giada allora aspetta un attimo perché prima di Jessica a questo punto preferisco invitare i pargoli ovviamente ragazzi anche tu a te non te ne frega niente di invitare qualcuno però fallo perché invita qualcuno dai potresti invitare mm, Orione Mm, non lo so ragazzi, secondo me è un periodo che lei vuole un po' prendere le distanze perché eh, diciamo che però no lo invita secondo me, secondo me lo invita perché ragazzi è un periodo un po' particolare nel senso che mm, Deadre comunque è stata molto come dicevo anche l'altra volta influenzata da eh, tutta la storia comunque della sua famiglia perché poi e diciamo le, tutte le spasimanti tutti quei fratelli insomma eh, non è stata proprio una passeggiata di salute nel senso che sebbene mh, quella di Milton sia una famiglia allargata in cui sono tutti molto felici che è bello e vive e viva però comunque ragazzi ehm, ha delle conseguenze no tutto questo perciò caro dovresti dov'è No, va in pensione? No, perché tu che vai in pensione non ti ci vedo proprio. Però, acquista regali. Quello sì, perché dovresti, per favore. Mm. Non mi ricordo, ragazzi. L'ho fatto una volta sola e ora non mi ricordo più. Ma se regaliamo una margherita, va bene. Una rosa. Vabbè, che tu basta che esci fuori, in realtà. Però, ma sì, dai, esci fuori a questo punto. Prendili i fiori. Ce li hai, scusami, eh. Non perché uno vuole essere tirchio, però non ha veramente senso. Allora, fermi tutti, fermi, fermi. Oh, toh, guarda che belli. Dai, raccogli tutto. Anzi, no, tutto no, raccogli solo le campanule. Eh, qualcuno può andare ad aprire la porta? Vuoi venire qui a casa mia? Eh, festeggiamo? Va bene, ok, tesoro. Vai tu a... Um fare una presentazione amichevole a quanto pare non la conosci che tristezza ragazzi dicevo sì la nostra quindi um, un po ne ha risentito nel senso che comunque um, non si sente così poi forse ragazzi probabilmente pure perché i suoi genitori poi non si sono sposati quindi la nostra diciamo che non è poi così convinta di volersi legare tanto presto Oh, guarda, c'è tuo fratello. Stretta di mano segreta. Vai. Uh, dai, il regalo di Pasquetta. Davvero, cosa gli vuoi regalare? L'incantagatti. Ma non è niente di che, tutto è fatto di elementi. Questo è di tuo padre. Guarda, se ci provi una lucciolite. Mm, ma non ha senso, però, vabbè. Uh, spirito festaiolo. Questo fa proprio parte <ride> della nostra Deidre. Allora, vieni qua, cara. Perché prima di tutto potresti, vabbè, quello ci pensa tua madre, vieni qui, accendi, facciamo un new disco, dai, mettiamo qualcosa di diverso, il volume è sempre al minimo. E direi che a questo punto tu potresti però creare un gruppo all'interno del quale magari. Eh, però ci sono ancora poche persone. Quindi potresti intanto venire qui a ballare. Tu hai preparato tesoro, dovresti infornare anche qualcosina. Uh, mixa la bevanda sorsata di agrumi. Dopodiché per favore Inforna Facciamo quadrati di toffoletta e cereali, dai. Tesoro, cosa stai facendo? Eh, vai a ballare su. Oh, e io ho immaginato ovviamente... Uh, che Milton abbia preso molto bene la notizia dell'arrivo della piccola Berry, ovvio. Ragazzi, è una sorta di Bandit 2 per lui. Ma non arrivano gli altri. Ma cioè, vol ogni volta, ragazzi, è un'avventura far arrivare persone qua. Eh. Va bene. Senti Milton caro. Um... Vediamo un po'. Magari ecco, fai venire qui le mamme. Inizia a radunare anche con loro. Eh, non saprei che altro possiamo inserire qua. Beh, le pargole effettivamente. No, le pargole le chiamiamo. Beh, inizia a radunare anche con loro e poi prova a richiamare le tue figlie perché... Eh, queste si sono date, ma che fine hanno fatto? Uh, dunque, che è qua. Ma scopri cosa sta succedendo di cosa, Milton. Non sta succedendo un pero Devi semplicemente invitare... Nell'otta attuale. Le tue figlie, per favore. Allora, dunque, quindi Sofia, Giada e Mira, forza. Ma Orione, ragazzi, non si vede, ma siamo sicuri che arriverà perché la nostra più che altro vuole chiedergli un appuntamento. Quindi invita nell'otta attuale, provaci di nuovo tesoro, in ad invitare Orione. Chiacchiera con Michael va bene, oh no patata, sì. calmala subito e fanno la manzina sugli abbai ecco ragazze vive viva, allora dunque ce la facciamo perché dovremmo chiamare tutti al pasto grandioso, quindi vi prego chiama al pasto grandioso questo mettilo qui <coughs> Scusate, ragazzi, ma. Ancora la tosse. Mi raccomando, non si abbaglia, capito? Eh, va bene, tutti a tavola, tutti a tavola, caro. Vieni a tavola, va. Non mi fare cose strane perché veramente eh, arriva la testata, Milton. Oh, iniziano ad arrivare. Gli ospiti. Forza. Questa è giusto una colazione simbolica, ragazzi, da trascorrere così in famiglia. Perché poi, obiettivamente, eh, la nostra ha ben altro da fare. Se arriva anche Orione, vorrebbe mm, andare in un appuntamentino, ragazzi. Perché con l'ombrello in casa? Mm, guarda, lascia stare, cara, è meglio di no. Eh, ma Orione, ragazzi, secondo me, non si fa vivo. Orione, caro? Non ci sei, ma che fine hai fatto? Chiacchiera con Giada, oh, tutte le sorelle che arrivano, questa è flirtante, mi fa tanto piacere. Milton, che succede? Sei molto triste, ah è vero perché tu sei vegetariano, povero Milton. Senti, ma lo fai un regalo? Sì, eh, Qua che è. Allora, dai fiori. Acquista il regalo al telefono o al computer per comprare dei fiori. Seleziona quindi un sim e scegli dai il regalo. Quindi bisogna per forza acquistarli. Ok, va bene, perfetto. Milton tesoro. Dai, acquista sto regalino. Eh, dei gravi disturbi allo stomaco, lo so, mi dispiace tanto Milton. Mi dispiace proprio tanto. Compra una rosa. Perché qua bisogna dare il regalo di Pasquetta alla tua bella. Però poi aspettate, diceva dai il regalo. E allora sì, dai il regalo di pasquetta, obiettivamente. Potevamo darle quello che ci pareva. Però vabbè, vai, caro. I Simone unfortunatamente non sono un problema. Non farle vedere che sei disgustato, mentre però le. Le dai questo dono, perché secondo me non iniziamo proprio bene. Vai, tesoro. Questo è per te. Oh, ma davvero per me? Eh no, guarda, penaltra. Eh, grazie. Brindisi, eccola là, iniziamo subito con eh, In alto i calici. Come al solito, ragazzi, bene, mi fa tanto piacere per voi. Senti, inviti Orione per favore prima perché ora gli do veramente gli tiro qualcosa. Orione, se non si, se non si presenta qua, gli invito nell'otto attuale. Oh, ragazzi, ma è dura la questione. Capisco che ti ha snobbato per giorni. Però, se ora ti invita, caro, muoviti. Guarda, che qua siamo già al Brindisi, ti conviene muoverti. Ma dici che a tua sorella hanno dato buca? Guarda, amici, gioco quello che ti pare, anche il caschetto. Bene, ok, mi fa piacere. Eh, guarda, secondo me diventerà un disco rotto. Finché Orione non si presenterà, non uscirà il sole. Quella è capace che si ingozza di cibo spazzatura. Io non mi ingozzo per niente e nessuno. Ok, va bene, tesoro. Ci fa piacere. Orione, ti consiglio di arrivare perché altrimenti qua dovremmo intervenire con, come dire, no, modi non troppo gentili. Allora, cara, tu hai completato la tradizione, oh, ma che meraviglia Spirito festaiolo, perfetto, guarda, vai qua e balla Balla con... Con Milton, dai, ballate insieme, immaginiamo stiano ballando insieme Ma che fine ha fatto davvero Rione, ragazzi? Allora, facciamo una bella cosa Nessuno ci vieta Di creare un club io non, non inserirò ragazzi attività perché non mi sembra giusto diciamo che um, lo creo unicamente perché così si non scappano ma non voglio facilitarmi l'esistenza diciamo eh, mettendo tipo attività romantiche come per esempio per chi segue la Wonder baby challenge sa che lì non ci sono regole che lo proibiscono quindi io creo dei club proprio per facilitare l'avere dei figli diciamo no? Eh beh, certo, se non metto i membri, ragazzi Mamma mia, buonanotte Vai, caro, inizia il raduno Perché ora ti trasciniamo qui a forza Se le buone maniere non funzionano, funzioneranno le altre Allora Otto, oh, ora sei arrivato, che bello Vieni qui Quindi vai, no, fermi, 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 fermi Posa il calice poi, tesoro, perché tu sei pericolosa eh, Qui tu, tesoro, vai a ballare, vai a ballare, su Senti Milton, puoi tipo passare una rosa a tua figlia? Ne hai tipo 500 di rose. Ecco, donale a lei perché lei deve fare un regalo romantico. E Orione, ragazzi... Allora, innanzitutto lo vede... Eh vabbè, lo bacia, ragazzi, per ovvi motivi lo bacia. Sei arrivato finalmente, vedete lei... Vuole flirtare con lui. Beh, cuore mio. Anche se mi hai tenuto distante per un po', eh, che là, là, subito. Non eh, lo sai, insomma, che fare qualsiasi cosa per te. Davvero? Dipingeresti anche un ritratto per me? Eh? Il mio ritratto, ovviamente? Beh, certo, iniziamo bene. E eh, lui, vabbè, non, non è che io sia proprio giotto. Quindi, vabbè. Ragazzi, insomma, per farvela breve. Diamo un regalo di Pasquetta perché lei ci tiene tanto. Una rosa. Guarda, sono così felice che sei venuto qui che tieni, ti regalo questa rosa. E lui, bah, è un bellissimo gesto, va bene, ok. La Pasquetta ha avuto successo, fortunatamente, è diventato buon amico di Daydre, perfetto. E la nostra, ovviamente, no. Ragazzi, <ride> abbiamo capito qual è l'obiettivo. Ehm, um, no, proprio le nozze. Non ci pensa proprio, ragazzi. Però, come dire, chiederà ad Orione, ecco, no? di fichi ficheggiare perché insomma, eh, l'avete appena l'ha visto proprio, non ha neanche avuto il tempo praticamente di entrare in casa a momenti. Ecco qua, che è? fai fichi fichi nella vasca vaschetta massaggio tesoro, ma c'è tutta la tua famiglia, non è il caso. Quindi vieni, non se ne accorgerà nessuno se ci appartiamo. E lui, ma dici che è il caso, ma certo. Wow, che bella la tua stanza. Eh, questa è la stanza del peccato tesoro, hai capito? Eccola là, intenuta. Oh. Ed Eidre si concede ad Orione. Caro, sei fiero di tua figlia? Non lo sai quello che sta combinando, eh? Certo, come no. E quindi... Secondo me scoppia la guerra se papà si accorge dove è Deidre. Praticamente l'hanno capito tutti, dov'è tranne Milton. Milton, caro. Di cosa parlate? Non venite a scatenarvi in pista con me? Eh... No, caro, no. Smettetela di fare cose strane, vi prego. Oh, ora devo proprio andare, va bene, ok, vai Perché la nostra, ragazzi, deve andare a ben due appuntamenti Due appuntamenti E il primo io volevo organizzarlo Proprio adesso, quindi mentre Orione Si riposa, diciamo, e si riprende un momento Lei va a sistemarsi, ragazzi Che c'è qua, amoreggia con Orione, va bene Dopo, dopo amoreggi con Orione Va a farsi una bella doccetta e eh, vedete, deve criticare qualcosa perché è snob e um, i nostri poi si concederanno una seratina fuori. La meta ragazzi è New Crest perché ha aperto da poco questo localino, il The Hedonist, creato da Mr. Luke The True, che è veramente carino. Ragazzi, un lounge bar molto carino. Guardate, guardate che spettacolo, l'esterno proprio appena l'ho visto me ne sono innamorata. E quindi siamo qua, e ovviamente non appena questi arrivano ragazzi, visto che non si può mai stare in pace, Kimmy sbuca Smeralda. ma non stavi a casa tesoro, vabbè ehm, quindi loro sono qui, Questa c'è già il plumbob girato, perché? Perché c'è una sensazione di furia ragazzi, ok, devi criticare qualcosa tesoro Uh! ma c'è un alienina qui e sembra anche molto carina Caro dammi retta, sistemati con questa Perché eh, la nostra qua mh, la, vedo, la vedo molto particolare Vabbè e, Quindi vieni qui e sediti insieme Perché visto che vuoi Come dire no? Amoreggiare Allora Magari è lui che le dice mh, Sai dovremmo un attimo parlare Ma, ma non parliamo hai qualcosa da dirmi? Io preferisco fare altro, eh? Certo, tesoro. E lui dice: ma, ma dovremmo, insomma, no? Però, eh, tesoro mio. Va bene, vuoi parlare? Immaginiamo che a un certo punto lei dica, no? Sono il posto della notte dei single, eccola eh? là, ragazzi, la notte dei single, poveretto. Fai una conversazione profonda, dai. E quindi di beh dai, se vuoi parlare. Allora, cosa devi dirmi? Mm? Lo sai che sei la mia stella, no? Beh sì, tu sei la mia, però um, certo, ovvio che sono la tua stella, vedi, sei sparita per un periodo, io insomma vorrei sistemarmi con te, vorrei condividere il letto, ma non solo una volta, cioè... Vorrei avere una vita normale con te, sai, buttare l'immondizia. E lei ti prego, non iniziamo con queste lamate, siamo così giovani. Godiamoci il sole finché possiamo, cara, ma che vuol dire? Lo sai che ti amo e che potrei gridare il mio amore per te a gran voce? Ma certo <ride> Ovvio che lo so, questa ci ride sopra Però vedi, non bisogna essere pallosi Nella vita, capisci? Bisogna anche divertirsi, no? Fare esperienze Tipo, esperienze tali Così estreme che qualcuno potrebbe chiamare la polizia Capisci? Non bisogna essere dei robot Noiosi, impostare la vita Tutti qua, avere tutti quanti la stessa vita Sarebbe noioso, non credi? Eccola lì eh sì ragazzi, sì. Quindi a questo punto eh, esprimi affetto. Perché immagino lei dirà, guarda io... Tu lo sai quanto eh, i sentimenti che nutro per te, no? Ecco, eh, era questo che aspettavo ragazzi, perché queste luci così mi ricordano lei, non lo so perché. Quindi accarezzali la guancia di nuovo. Lo sai che per te farei qualsiasi cosa, insomma, no? Sì, come no tesoro, ci crediamo tutti. Uh, bacialo Ma anch'io per te farei di tutto Però Dedre ti prego Cioè ci sentiamo soltanto Per sms e, Oh ma su L'importante è stare insieme no? Eh, là. Bacio appassionatamente Beh certo ovvio ragazzi Fai un bacio appassionato Ma io sai Lo sai che veramente per te farei anche quel dipinto che mi hai chiesto BOOM Eccola qui ragazzi Eh beh mm. Oh lo so, lo apprezzo molto Però Non perdiamo tempo in chiacchiere, giusto Eh? C'è una puffa anche in questa generazione ragazzi Vedete la puffa Vanessa Lombardi Anche qui c'è una puffa Inizia anche questa generazione con una puffa Che bello Oh usa interazioni buffe con Orione anche perché Racconta una barzelletta sui vecchi tempi, sui politici, eh, certo tu che sei un politico ovviamente puoi permettertelo. Una barzelletta spinta, perché sappiamo che insomma lei è tipo da barzellette spinte, ragazzi come minimo. Fa delle facce buffe. Eh, senti, ma perché non entrate dentro al locale, ragazzi? Innanzitutto guardate che meraviglia questo posto. Cioè è proprio bello, guardate qui che spettacolo. Bellissimo ragazzi Cioè veramente ma veramente un bel locale Poi si va ovviamente al piano di sopra Bellissimo proprio Cioè lo, lo adoro Io poi lo sto guardando per la prima volta con voi Perché sapete che io ho l'abitudine di scaricare Ciao E mi sembra ci fosse così anche il piano di sotto Quindi molto particolare Molto bello Uh, però ragazzi, non vorrei, insomma, no? Non dovete, come dire, farvi il bagno, quindi vieni qui tesoro. Vabbè, l'appuntamento è già oro. Ciao, le dice, guarda, è stato bello, eh, però sai, ho da fare. E lui, ma davvero? Non potremmo trascorrere insieme un altro po' di tempo, non so? E con l'occasione, visto che la nostra deve fare due appuntamenti, ragazzi, e fondamentalmente a noi... Interessa che li faccia... Mm, cioè non, non devono essere oro. Ora questo è diventato oro e vabbè. Ma non è che devono essere tutti oro. Perché poi se non ricordo male in uno step ci chiede tre appuntamenti d'oro. Però non so se facendoli prima li dà comunque per buoni. Quindi a questo punto prendiamoli come vengono. Tanto con lei non, non è difficile insomma ecco, farli, fare degli appuntamenti d'oro. E ecco ve la qua la richiesta. Il fichi fichi. Bene, mi fa tanto piacere. Con qualcuno, eh? Con qualcuno ragazzi. Intanto restiamo qui. Perché comunque restiamo in questo lotto. E ragazzi, cioè... Lei non vuole legarsi. Non vuole legarsi perché comunque... Eh, ha avuto l'esempio di suo padre. Cioè c'è ben poco da fare. Quindi torniamo qui. E, e quindi non... Non esiste proprio, insomma, per lei in questo momento. Ma neanche se la pagano. Allora, sedetevi un po', ragazzi. Magari... Sedetevi insieme ecco, sedetevi qui. Perché povero Orione. Eh, non, no, non andrà proprio come lui si aspettava. Lui credeva che questa chiamata eh, fosse no, un modo per eh, come dire, fare un, lo step successivo. Eh, ma lei non ha alcuna intenzione, lei vuole divertirsi, ragazzi, in questo momento. E Orione, dopo questo appuntamento soprattutto, diciamo, si renderà conto che ai suoi occhi Orione è un po' pesante. Cioè, lei per carità lo ha amato, obiettivamente, e una parte di lei lo amerà sempre, come potete vedere, però è cala, pure questa è flirtante, ma che è? Vabbè, ragazzi, per favore, uno alla volta, che è qui? Ma per favore non mi flirtare con altra mentre stai con lui, perché qua eh, commettiamo subito danni, eh. Ma è lui che flirta con la Lirena <ride> eh, <no>, oppure... <ride> ragazzi che casino. Uh, flirta con il suo accompagnatore mentre sei flirtante. Sì, è quello l'obiettivo tesoro. Quindi ti prego, uh, devi flirtare con lui. Uh, si accorgerà comunque sì che lui è un po' pesante, che lui vuole sistemarsi, lei invece non vuole... Oh mio dio! Yeah. Ma perché lo state facendo tutti insieme? Ma che però combinate! Oh santo cielo ragazzi, ma stiamo scherzando? Prova un po' a baciarlo. Non l'ha presa forse bene. Inoltre, come dicevo, lei ha avuto anche un po' l'esempio dei suoi genitori. Cioè, quelli stanno insieme ormai da una vita, ma non si sono mai legati. Quindi, obiettivamente, non è proprio facile per lei avere fiducia. Offri un massaggio poi. Avere fiducia mh, in, un, in un rapporto più impegnativo, ecco, più serio. Tutte donne, ma dai, su, che siamo venuti a fare giù? stavamo bene anche sopra? Eh? E lui, beh, sì, certo, ma vedi, io vorrei tanto, insomma, parlare con te e chiarire. Oh, ti prego tesoro, non c'è nulla da chiarire. Stiamo bene così come stiamo, giusto? Eh, tu, cara, non lui. Quindi racconta una barzelletta spinta Eccola lì, ce l'ha no, no, per favore, cosa ti ha fatto la signora? Ti prego, non essere un discorotto, ok? Condividiamo il letto, non va bene questo per ora? E lui, ma, ma io voglio qualcosa di più dal nostro rapporto Oh, ti prego, non essere noioso Sento che c'è qualcosa che puzza Quale ragazzo non vorrebbe divertirsi e basta? Io voglio trasferirmi con te, ok? Voglio avere una bella vita, ammazza subito loro se tu non vuoi questo da me, dillo chiaramente. E lei va bene, senti, Orione, basta. Uh, ti prego, ne parleremo un'altra volta perché non voglio questa pesantezza ora nella mia vita, va bene? Ecco, cioè, ragazzi, c'era da immaginarselo che, insomma, no? Uh, che carina l'elenina, ragazzi. Eh, sì, lei la vede così, ragazzi. Mm, purtroppo non riesce. A fatti un po' vedere bello di casa perché qua... Beh, non è male, A e secondo me lei farà una presentazione Anzi ragazzi ho deciso Vi avevo chiesto l'altra volta quale tratta acquistare Quindi prima di chiudere l'episodio volevo acquistarlo obiettivamente Perché secondo me E ho visto comunque che Cioè chi è stato d'accordo Abile a baciare è la cosa migliore Nel senso che ogni bacio aumenta il carisma Quindi obiettivamente ragazzi secondo me è la scelta migliore per il momento. Poi più avanti prenderò anche allettante. Però ragazzi, intanto, secondo me, una presentazione flirtante con sto tizio ci scappa. È proprio davanti a lui. E secondo me lei lo fa pure un po' apposta. Allora, bel cameriere? Mm? Un giro gratis per tutti e lui la guarda. Non mi sento in imbarazzo. Capito? Eh? C'è cioè, quella tizia, mh, chiedi a lei di formare una famiglia. Quella vestita in vestaglia, la vedi? <ride> Beh, effettivamente. Tesoro, ma come ti sei conciata? Sì, non si fa molti scrupoli perché comunque, ragazzi, non vuole legarsi. Cioè, lei mh, Lei è stata chiara. Per lei, non. Non deve sentirsi in colpa o altro. Chi c'è qua? Tetsu? Salve, Tetsu. Come va? Tutto bene? Vai qui, cara, perché secondo me... Prova a complimentarti per l'aspetto un po'. Lui è fiducioso, beh, ti credo, una tipa così. Però sei proprio un bel tifetto e fagli anche una battuta di abbordaggio. Guardate lui, ragazzi. Poverino, povero Rione. No, non... È assurdo questo tuo comportamento, ma... Dici? Non credo ci sia nulla di male, no? Mica... Siamo fidanzati? Ma in realtà lo eri, sì, tesoro, mm, lo eri fidanzata con lui eh, effettivamente. E quindi, ragazzi, con la nostra che cerca di far capire a Orione che mm, al momento non gliene frega niente di avere una relazione fissa, fondamentalmente direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Abbiamo accolto la piccola Strawberry di Taberry in casa, portato a termine il primo step della nostra aspirazione da romantica seriale. Quindi, il prossimo dobbiamo conseguire il livello 4 di carisma, ragazzi, e mm, stiamo qua. Come potete vedere, siamo al 70%, non, non manca molto. E dobbiamo dare tre primi baci. Uno l'abbiamo già dato, eh, ne mancano due, ragazzi. E nel prossimo episodio, vorrei, la vorrei effettivamente lavorare uh, ancora sulla sua aspirazione. Quindi. Se l'episodio vi è piaciuto ragazzi vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, eh, programmazione del canale, ovviamente le mie playlist, potete mandargli anche un bacio, quello intanto sta sbroccando, ovviamente mi pare giusto. Eh, potete anche ragazzi trovare link ai canali di amici youtuber, mi raccomando povero rione, eh, andate in tutti i loro canali, iscrivetevi perché ne vale veramente, ma veramente, ma veramente ragazzi, la pena, quindi non esitate, andate lì, iscrivetevi ehm um... Ma, ma questa è la calientona, ma lei è mortale calientona, vabbè. Eh, mi raccomando veramente iscrivetevi perché ne vale la pena e attivate la campanellina perché soltanto attivando la campanellina ragazzi vi arriverà una notifica ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà un contenuto eh, nel suo canale. Quindi mi raccomando ragazzi, mi raccomando. Intanto la nostra cerca di aumentare il suo carisma. Uh, siamo qua all'81%. Fatemi sapere se questo episodio vi è piaciuto. Cosa ne pensate della Volpina? Cosa ne pensate di Deidre uh, nei confronti di Orione? Non è stata proprio carina, ragazzi. Lei lo sa, da una parte, secondo me le dispiace anche molto. Però non vuole, non vuole legarsi, non vuole. Um... Avere legami non vuole rotture di scatole al momento, lei vuole essere libera, vuole godersi la vita. Vuole pensare alla carriera, perché in questo momento per lei non c'è nulla di più importante della carriera. E sicuramente una, una relazione stabile la ostacolerebbe perché lei il suo obiettivo è sfruttare la sua bellezza e eh sì, per ottenere dei voti. È quello il suo obiettivo. No, quando si dice fare carriera utilizzando il proprio corpo, eh sì. Questo per lei è un modo per fare carriera, ragazzi. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Sono veramente tanto ma tanto curiosa. Quindi, ragazzi, io vi auguro un fantastico inizio settimana. Una buona giornata. O una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo. Ormai lo sapete bene. Sul Sul Simmers. E non.